anche alla crescita del nostro paese, in particolare sviluppando appunto questi consumi nel comparto turistico e dell'enogastronomico. Stiamo realizzando una serie di iniziative in Italia, questa di Viterbo è una di tre iniziative che stiamo realizzando con la FIPAC. Abbiamo già fatto un seminario tematico a Senigallia, un altro evento a Salerno, ne faremo un altro a settembre alla Spezia e poi presenteremo un'indagine questionario nell'autunno prossimo che presenteremo, che offriremo anche all'attenzione delle istituzioni interessate. L'obiettivo finale è questo, è quello di avere una nuova idea, una nuova visione del sistema di offerta turistica e culturale che veda quindi l'anziano al centro come protagonista attivo, partecipe e consapevole. Io intanto vi ringrazio e passo la parola. Grazie Vittorio, dall'analisi che ha fatto Vittorio, come siete potuti, avete almeno un'idea di quello che dicevo inizialmente, che il turismo lento è una forma di turismo che si adatta in modo particolare a questo territorio per le potenzialità che il territorio può offrire. E avevo detto all'inizio che era una conferenza stampa tipica, io più che conferenza stampa avrei detto era un evento, l'avevo denominato come evento, perché abbiamo anticipato una serie di saluti e ci ha raggiunto il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, che io prego di intervenire per un saluto della città. Grazie Antonio, grazie Vincenzo, grazie del vostro invito. Purtroppo io sono un po' in antitesi su quello che è la tematica di oggi, perché ho una mattinata vorticosa veramente e a mezzogiorno di nuovo devo restare in comune. E stamattina abbiamo trattato diverse tematiche, dai beni comuni che ho presentato all'estate viterbese, e quindi a volte veramente il desiderio di assaporare il gusto lento della vita ci sfugge proprio di mano. Vorrei farlo tante volte, anzi anche in famiglia mi dicono spesso goditi di questo momento, ma in quel momento già sto pensando quello che devo fare dopo. Però ecco, io ho ascoltato con molto interesse la relazione fatta dal nostro amico riguardo appunto a questo spaccato che è sicuramente quello che è più ricco dal punto di vista del ritorno economico, perché è effettivamente una fascia di età che può veramente, è arrivato il momento di gustare delle bellezze che può offrire un territorio come il nostro, e quindi iniziative di questo tipo sicuramente hanno un ritorno, ma per tutti, per chi può godere appunto dell'offerta enogastronomica, delle bellezze della nostra provincia, e per noi stessi che poi abbiamo anche un ritorno, come si diceva, di tipo economico, perché ho visto che c'è anche i costi pro capite, la spesa. E quindi benvengano queste iniziative, io vi ringrazio, mi auguro che poi ci si possa anche vedere al rendiconto di questa iniziativa, sicuramente sarà anche positiva, e quindi vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento dei lavori e a presto, grazie. Grazie a lei sindaco per l'onore che ci ha voluto fare questa mattina intervenendo e portando il saluto della città. Continuiamo i lavori e io passerei la parola al direttore Rino Busan. Da quanto ha detto Vittorio prima, avete potuto perlomeno capire di quale portata è questo fenomeno. Un fenomeno in grande espansione, un fenomeno che ha un fatturato importante, un fenomeno che movimenta un certo numero consistente di viaggiatori. Per capire un pochettino più a fondo la portata di questo fenomeno, scusate la ripetizione, io passerei il microfono a Nino, che più di altri e forse meglio di altri può dirci qualcosa. Grazie, buongiorno a tutti.
cercherò di parlare un terzo di quanto ha parlato Vittorio, anche per non ripetere le cose che sostanzialmente lui ha detto. Una brevissima premessa di 30 secondi per dire che la FIPAC è la Federazione dei Pensionati di Confesercenti. Come potrete capire, noi ci occupiamo prevalentemente di pensioni, quindi di adeguamento delle pensioni al costo della vita. Do un dato, perché poi dopo ci voglio ritornare in conclusione su cosa si potrebbe fare. Tenete conto che il 50% dei pensionati italiani prende un assegno di 1.000 euro lordi, quindi 750 euro nette. Quindi noi abbiamo un mondo spaccato in due, una parte, il 50%. Poi diamo dei numeri che sono le persone a cui si riferiva prima Vittorio, e poi c'è una grande massa che, non dico che sta in una situazione di povertà, ma sta in una situazione di limite. Capite che, essendo una situazione di pensionati, noi ci occupiamo di sanità prevalentemente, con tutto il problema che attiene il positivo e l'aspettativa della vita che aumenta, ma anche il terrore, le paure verso delle malattie neurodegenerative in particolare, e anche per mantenere un carattere, come dire, universale della sanità nel nostro paese. E non voglio entrare su questo tema, liste d'attesa, pronti soccorsi, degenze, ospedali che chiudono e quant'altro. Ma il terzo pilastro su cui ci concentriamo è quello che riguarda il cosiddetto in parte invecchiamento attivo, che al di là, diciamo, dello slogan, significa sistema, cultura, significa attività ludico-ricreative, di socializzazione, su cui, diciamo, è un aspetto importante di quello che poi noi, in un senso di carattere generale, chiamiamo la buona salute, intendendo per buona salute non soltanto la sanità, ma la condizione fisica delle persone over 60. E detto questo, noi, diciamo, abbiamo colto l'occasione dell'anno del turismo lentro per sottolineare, diciamo, un aspetto importante, che è il turismo degli over 60-65. È chiaro che qui, come avete detto da una recente indagine, diciamo, l'età in cui inizia, fra virgolette, la vecchiaia si è prolungata, quindi io che ho 65, quasi 66, sto al limite ancora, forse non mi posso considerare del tutto anziano, comunque sono lì. E abbiamo, da questo punto di vista, voluto fare una fotografia di chi sono poi questi anziani sostanzialmente, e poi anche una questione di più legata all'attualità, dove andranno a fare stare le vacanze quest'estate. E tentando anche di dare un senso numerico, diciamo, di carattere generale, per capire come questa della Silver Economy, e dentro la missione della Silver Economy, quella del turismo per gli anziani, sia un'attività importante in cui, diciamo, il paese ci deve mettere un'attenzione. Dico il paese per dire la politica, ma anche le istituzioni locali, ma anche il sistema delle imprese. Noi come FIPAC, tra le nostre tante attività, organizziamo dei soggiorni estivi, delle gite, adesso ce ne sta una a fine giugno, organizzata proprio dai colleghi qui di Viterbo, e di solito andiamo a visionare i posti dove poi gli anziani vogliono andare, li portiamo e via dicendo, e guardiamo, per esempio, se c'è la vasca da bagno dentro un albergo, non ci andiamo perché sappiamo che se c'è la vasca da bagno ci capita che qualche anziano si rompe la gamba, casca e via dicendo. È così che ci sia un'assistenza in qualche modo sanitaria garantita, anche l'ospedale vicino, facilmente raggiungibile. Non serve andarci, non ci andremo, ma è un motivo di rassicurazione da questo punto di vista. E così, se si va al mare, si guarda le spiagge, che il mare declini lentamente, che non ci siano sassi, che non ci siano scogli, che se si va, diciamo, a visitare le città, si cerca percorsi in cui non ci siano scale, o se ci sono le scale ci siano gli ascensori. Cioè, stiamo attenti a tutta una serie di condizioni che debbono essere attrattive, chiaramente, per le persone anziane, secondo le cose che lui dice. Concludendo,
Noi abbiamo calcolato che sono circa 7 milioni e mezzo di anziani che quest'anno andranno in vacanza, per una media di 10 giorni e per un costo